Raga, aspetta. Siamo in diretta, vai. Benvenuti a questa nuova puntata di Un debole per la radio. Sì, eccoci qua. Allora, partiamo dalla Romania. Uscita inizialmente in Moldavia e in Romania nel 2003, la canzone è divenuta nel 2004 un grande successo in tutta l'Europa e nel mondo, pur essendo cantata in lingua rumena. In Italia è sempre stata popolare, soprattutto nell'interpretazione Danza dei Audisi. Sì, però ecco, questa è la scaletta, quella successiva, quindi è la 5. Esatto. Partiamo bene. Vabbè, va via diretta, no? Sì, infatti. Allora, sì, però anche i vostri fogli sono tutti della quarta, quindi ecco, allora, solo lo duce la quinta. Va bene, riniziamo. Allora, ricominciamo, via, dai, ridiamo il là. Vai, con Logan Rocky Horror Picture Show, è la prima canzone. Esatto, il primo brano è tratto appunto da Rocky Horror Picture Show, film del 1975 diretto da Jim Sharman. E tratto dallo spettacolo teatrale The Rocky Horror Show del 1973 di Richard O'Brien, sceneggiatore e autore delle musiche nate per lo spettacolo e usate anche nel film. Ah, un film cult! La pellicola è stata considerata fuori dagli schemi per l'esplicita trattazione di tematiche sessuali, cose che la rese rivoluzionaria per l'epoca in cui fu prodotta e che ancora oggi le fa conservare elementi di trasgressività non comuni. Sì. I ruoli eterosessuali, bisessuali e il travestitismo vengono esibiti in un'allegoria pronta ad attingere da ogni situazione per irridere o dimostrare quanto siano effimeri i ruoli imposti dalla normalità. Esatto, allora adesso ci ascoltiamo Struck Out. Rocky Horror. Allora, Time Warp, Rocky Horror, Picture Show. Siamo giunti? Madness takes its toll, but listen closely. Not for very much longer. I've got to keep control. It's just a jump to the left. Put your hands on your hips. It's a dream.
studio. Ma cara Giorgia, dici qualcosina in più su musical, qualcosa che ci ricolleghi al prossimo brano preferibilmente. Beh, il film è ricordato anche per molteplici riferimenti alla cultura contemporanea, sia americana che europea. Si vedono quadri famosi, il salvagente del Titanic, l'antenna dell'Archeio, la creazione di Michelangelo sul fondo della piscina. E anche il Davide di Michelangelo, simbolo di bellezza virile visibile in più scene del film, sì. In una delle quali si nota in particolare la modifica, rispetto all'originale, degli attributi sessuali della statua, il cui fallo è assai ingradito. La madre di James Whistler ed anche una stanza orientale che richiama la moda delle cineserie, molto in voga alla fine del XIX secolo. Inoltre ricorre in tutto il musical l'immagine dell'American Gothic del pittore Grant Wood, esatto, che yes. Simboleggia quell'atmosfera di horror puritano che permea questo film, e non ultima la Gioconda sistemata sopra il cammino del salone dove si tiene l'annuale convegno transilvano. Esatto. È proprio dalla Gioconda che ci colleghiamo al prossimo brano. Esatto. Sì, decisamente direi. Il prossimo brano è Mona Lisa di Ivan Graziani. Esatto, allora adesso ci ascoltiamo questo brano. Ma sì, bando alle ciance. Sì, vorrei rubarla e nasconderla in una cassa di patate, di patate. Il custode parigino che spiava le bambine dell'asilo, ora ha la bocca piena di biglietti del museo. Lassù una civetta urla ed io ancora non ho iniziato il mio lavoro ora. Mona Lisa, Mona Lisa, Lisa. Mona Lisa, Mona Lisa, Lisa. Soprattutto se ti insegnano ad amare i capolavori del passato, però è un peccato che tu non li puoi vedere né toccare. E la cultura mi sorride fra le ombre e le tende di velluto, e io sto torturando la tela col rasoio e con le unghie, con le unghie. Il custode si lamenta, probabilmente vuole un'altra botta in testa ora. Mona Lisa, Mona Lisa, Lisa. Mona Lisa, Mona Lisa, Lisa. Sotto stanno urlando, certamente mi dicono di uscire. Il francese non lo afferro, per questo me ne sto ancora un poco qui a pensare, a pensare. Il custode si lamenta, probabilmente vuole un'altra botta in testa ora.
Ah, che bella questa canzone di Graziani. Ma dici Gioele, o dovrei chiamarti solo? Poi spiegheremo il perché. Esatto, Ivan. Allora, call me by my name. Esatto, non hai più nomi, no? Call me by name. Esatto. Ho detto names, nome a plurale. Poi sei, scegli nome, tu uguale, esatto. Un nome di battesimo e un nome d'arte. Poi lo spieghiamo. Ah, beh, questo, certo. No? Ecco. Siamo proprio nella schizofrenia spinta. Parkour manicomiale. Insomma, dove eravamo rimasti? Manicomiale. Allora, Ivan Graziani nasce il 6 ottobre 1945. Indovinate dove? A Teramo. Da padre abruzzese e madre sarda. Già da bambino le sue passioni erano la chitarra e il disegno. E la sua indole artistica lo porta a iscriversi all'Istituto Statale d'Arte di Ascoli Piceno. Poi si diplomerà all'Istituto di Arte Grafica di Urbino nel 1968. Beh, insomma, i suoi studi avvengono in anni caldi per quanto riguarda i modi studenteschi. Direi proprio di sì, è proprio dal 68. Partiamo per raccontare di cosa... Tesorino? Per parlare di Praga e della primavera. La primavera di Praga è stato un periodo storico di liberazione politica avvenuto in Cecoslovacchia durante il periodo in cui questa era sottoposta al controllo dell'Unione Sovietica dopo gli eventi successivi alla Seconda Guerra Mondiale e nell'ambito della Guerra Fredda. Sì. Essa iniziò il 5 gennaio 1968 quando il riformista slovacco Aleksandr Dubček salì al potere, terminando il 20 agosto dello stesso anno quando un corpo di spedizione militare dell'Unione Sovietica e degli alleati del patto di Varsavia invase il paese. Le riforme di primavera di Praga furono un tentativo da parte di Dubček. Di concedere nuovi diritti ai cittadini grazie ad un decentramento parziale dell'economia e della democratizzazione. Assolutamente. La libertà concesse... Le libertà concesse inclusero un allentamento delle restrizioni alla libertà di stampa. Esatto. E di movimento. E ovviamente di movimento. Certo. E ovviamente. Dopo una discussione ovviamente nazionale sulle possibilità di dividere il paese in una federazione di tre repubbliche, Boemia, Moravia, Slesia e Slovacchia. Le sei tutte proprio. Che genio, mamma mia. Dubček sostenne la decisione per la divisione della Cecoslovacchia in due nazioni distinte. Aspetta, la so, la Repubblica Ceca e la Repubblica Slovacca. Bravissimo. Mamma genio. Mia. Oh. Non hai letto, tranquillo. No, ma quando mai? No, secondo me è saltato la virgola. Fa niente, solo la virgola che si è saltata. Andiamo avanti. Infatti, questo è stato uno dei pochi cambiamenti che sarebbero comunque divenuto operativo solo dopo la fine del blocco sovietico, che sì, è sopravvissuto alla fine della primavera di Praga. Le riforme, in particolare quelle del decentramento delle autorità amministrative e le libertà di espressione, non furono assecondate dai sovietici che, dopo il fallimento dei negoziati, inviarono migliaia di soldati e carri armati del patto di Varsavia ad occupare il paese. Successivamente si verificò un'ondata di emigrazione verso i paesi dell'Europa occidentale, mentre le proteste non violente furono all'ordine del giorno, tra cui le proteste suicidio dello studente Jan Palach e altre persone che lo mularono. La Cecoslovacchia rimase occupata fino al momento della caduta del muro di Berlino, che segnò la fine di blocco sovietico. Dopo l'invasione, la Cecoslovacchia entrò in un cosiddetto periodo di normalizzazione. I leader
successivi ripristinarono le condizioni politiche ed economiche antecedenti a Dubček, grazie al controllo del Partito Comunista di Cecoslovacchia. Gustav Husák sostituì Dubček e divenne. Comunque fare un applauso per lo scioglilingua, veramente. Ovviamente. Annullandone quasi tutte le riforme. La primavera di Praga ha ispirato la musica e la letteratura, come le opere di Václav Havel, Karel Husa, Karel Kryl e il romanzo di Milan Kundera. L'insostenibile leggerezza dell'essere. In Italia l'evento fu messo in musica dal cantautore Francesco Guccini nel 1970. Esatto. La canzone, dal titolo Primavera di Praga, appunto, fu cantata e incisa anche nel complesso musicale I Nomadi. Sì. Ma Praga fu anche il luogo dove si tennero le prime due opere di Mozart, per esempio, il Don Giovanni e la Clemenza di Tito. E il dissoluto punito sia Don Giovanni andò a scena precisamente per la prima volta. Il titolo originale del Don Giovanni è il dissoluto punito sia ossia il Don Giovanni. Esatto. Bene, bene. Ecco. Prima a Praga il 29 ottobre del 1787 e dal Don Giovanni cosa ci ascoltiamo, Joel? Allora ci ascoltiamo Pavarotti con Sherry Clown, una cantante pop country statunitense, dal Pavarotti and Friends del 1996. Ma Amadeus è anche un film del 1984, diretto da Milos Forman. Il film è tratto dall'omonima opera teatrale di Peter Schaffer, liberamente ispirata alla vita del compositore Wolfgang Amadeus Mozart.
La storia parte dal presupposto prettamente letterario, nella realtà tutte proprio incredibile, quasi certamente del tutto infondato. Prevedo di un accesso antagonismo tra i giovani musicisti, di un acceso antagonismo, acceso, scusate, accesso è un'altra cosa. tra il giovane musicista salisburghese, esatto, e il compositore veronese Antonio Salieri. Di Milos Forman ricordo anche Larry Flint, oltre lo scandalo. Un film forte. Sì. Sì, la storia è tratta dalla vita vera e propria dell'editore Larry Flint, che scrisse Hustler. Sì. Certo. E qual è la trama? Allora, negli Stati Uniti degli anni 70, l'eccentrico e anticonformista imprenditore Larry Flint, dopo alterne vicende lavorative, è aiutato dalla quarta moglie Altea e dal fratello Jimmy, fonda Hustler, una rivista per soli uomini che diventa in breve tempo un vero e proprio caso mediatico. Certo. Lo stile alternativo, gli scoop e le foto particolarmente spinte scandalizzano i puritani e le comunità religiose. Che intraprendono vere e proprie crociate, anche legali, per obbligare Flint a cambiare registro. Si susseguono i processi durante i quali Istrionico. Larry, difeso dall'avvocato e dall'amico Alan Isaacman, da spettacolo e controbatte sempre allo stesso modo, invocando il primo emendamento. Infatti, Filippo, l'opinione pubblica infatti è spaccata. Nel frattempo l'opinione pubblica. Tra Larry e Altea. Ovviamente. No, è spaccata tra in pratica coloro che lo accusano di blasfemia, di indecenza, esatto. Flint, e proprio Larry Flint, questo editore di Hustler, no? Che è stata una rivista che non è stata solo un fatto di pornografia, è stato un fatto di cambio rispetto al costume degli Stati Uniti di quegli anni. Perché? Perché nel frattempo Larry e Altea, ormai ricchissimi, conducono una vita folle e sregolata, dedita alle droghe, al sesso promiscuo e a ogni tipo di eccesso. Però, usciti all'ennesima udienza, Larry e Isaacman subiscono una specie di attentato in cui l'editore, alla peggio, dei colpi di fucile lo paralizzano dalla vita in giù. Prede da atroci dolori, Flint diviene dipendente dai farmaci antidolorifici. Parole povere, diventa un drogato. Mentre la tossicodipendenza di Altea inizia ad assumere tratti drammatici. Larry, ormai allo sbando, non è più in grado di reggere tanta pressione e si lascia andare a comportamenti sconsiderati e provocatori durante le udienze. Per esempio indossa una bandiera americana a mo' di pannolino e manda praticamente a quel paese l'intera corte, cose assolutamente sregolate per l'America di quel tempo. Solo Altea gli rimane sempre accanto perché anche l'amico Isaacman lo abbandona, stanco e umiliato delle sue intemperanze. Purtroppo però la salute della donna diviene sempre più precaria finché non si scopre che è malata di AIDS. Dopo l'operazione chirurgica, che va finalmente a cessare i dolori e lo libera dallo stordimento dei farmaci da cui dipendeva, Flint può riprendere le redini della sua rivista, ma la serenità è ancora lontana dal tornare, perché Altea, sua moglie purtroppo, ha una crisi e muore nella vasca da bagno. Purtroppo, se l'ha scelta, non purtroppo. Ho capito, però. Ma perché muore, purtroppo perché muore. Ognuno fa le proprie scelte nella vita. Okay. L'ultima sentenza finalmente sancisce la libertà di Larry Flint di continuare a pubblicare la sua rivista e la battaglia è quindi vinta. Dici un po' delle sue celebri frasi. Devi imparare a tollerare ciò che non ti piace, così potrai sentirti libero. L'omicidio è un crimine, mostrarlo non lo è. Il sesso non è un crimine, mostrarlo lo è. Perché? Gli americani sono troppo depressi per essere attivi sessualmente. La storia non si conclude bene neanche per Joseph Franklin, l'attentatore che rese Larry Flint paraplegico. Sì, il 20 novembre 2013 Franklin venne condannato a morte. L'esecuzione venne inizialmente bloccata da un giudice di primo grado, ma una corte d'appello la sbloccò. L'editore Larry Flint, costretto sulla sedia a rotelle dal giorno dell'attentato avvenuto nel 1978, chiese un atto di clemenza per colui che lo rese paraplegico, ma venne comunque eseguita. Nello stato del Missouri, la condanna a morte del neonazista Joseph Franklin, l'esecuzione venne inizialmente bloccata da un giudice di primo grado, ma una corte d'appello la sbloccò in una sentenza poi confermata dalla Corte Suprema. Diciamo che questo Franklin non era proprio una persona a modo, era abbastanza esuberante, infatti era ex iscritto al Ku Klux Klan, ovvero il partito che sancisce i neri, l'odio contro i neri, e al partito nazista americano. Il 63enne Franklin confessò infatti una ventina di omicidi contro ebrei e afroamericani tra il 77 e l'80. Ma il crimine più famoso commesso dal suprematista bianco fu proprio l'attentato del marzo del 78 contro Larry Flint, editore della rivista porno Hustler. Da allora è costretto sulla sedia a rotelle.
Flintag ha lanciato un appello contro la sua esecuzione, dicendosi contrario alla pena di morte e dichiarando che preferiva vederlo in carcere per tutta la vita. Lo stop all'esecuzione era stato deciso dal giudice Nanette Lowry in seguito a una disputa sul pentobarbital, ovvero un farmaco usato per l'iniezione letale. Dopo che le industrie farmaceutiche americane ed europee hanno smesso di produrre farmaci usati nelle esecuzioni, il Missouri ha cambiato per 3 volte le sostanze usate negli ultimi mesi. E a Franklin non venne dato il tempo necessario per contestare l'impiego del pentobarbital come una punizione crudele e inusuale vietata dalla Costituzione. Brutta storia. Assolutamente. Direi proprio di sì. Ma torniamo alla musica. Altea, la moglie di Flint, era interpretata da Courtney Love. E allora ascoltiamo Courtney, leader dei Hole, con Celebrity Skin. Continua così che sei bravissimo. Oh, make me over. Bellissimo pezzo, legato ad Hollywood, alla California. Non è a caso il secondo singolo estratto da quest'album. Allora, ripartiamo, non ti ha capito niente, Edoardino, scusa, ecco, dai. Scusa, bellissimo pezzo, legato ad Hollywood e alla California. Non a caso il secondo singolo estratto da quest'ultimo album, si intitola Malibu. È proprio in California, restiamo con questo brano. Tupac featuring Dr. Dre, pazzesco. Non so di cosa stiate parlando. Allora, da Carti Love è facile, ci colleghiamo a California Love di Tupac. Vai! Yes! Eia! Ok, ci siamo. You're a genius, man. Yeah.
track hits your eardrum like a slug to your chest. Like a vest for your Jimmy in the city of sex. We in that sunshine state where the bomb ass him be. The state where you never find a dance floor empty and pimp speed. On a mission for them greens. Lean, mean, money making machines serving fiends. I've been in the game for 10 years making rap tunes. Ever since honeys was wearing Sassoon. Now it's 95 and they clock me and watch me diamond shining. Looking like I robbed Liberace. It's all good. To the bay, your city is the bomb if your city making pain. Throw up a finger if you feel the same way. Straight putting it down for California, yeah. Esatto, comunque stavo pensando, brutta fine Tupac. Sì, purtroppo. Fine tragica per un rapper strepitoso che io adoravo, non esistevo ancora, però comunque le canzoni sono riuscito a... Beh, adori tuttora? Sì, certo. Sì. Vabbè. Esatto, vai, dimmi un po', dai. Comunque, stavo pensando, la sera di venerdì 7 settembre del 96, Tupac Shakur e Suge Knight, all'epoca CEO di Death Row Records, si incontrarono per andare a vedere un incontro di Mike Tyson alla MGM Grand di Los Angeles. Nelle hall del casino, però, Shakur ha incrociato Orlando Anderson, un membro della gang dei Crips. I due sono incontrati con la partecipazione dell'entourage di Shakur e Knight. Ma la situazione è rientrata in poco tempo, ognuno è andato per la sua strada. Più tardi, Tupac e Knight sono saliti in macchina con l'intenzione di andare al club 6062, un locale di proprietà della CEO di Death Row. Durante il tragitto, però, una Cadillac bianca si è affiancata al veicolo e un uomo non identificato ha fatto fuoco 14 volte. Erano le 11 di sera. Tupac è stato colpito 4 volte, 2 proiettili nel torace, uno nel braccio e l'ultimo nella coscia, e si è ritrovato con un polmone destro perforato. Knight invece ne è uscito praticamente illeso, solo una piccola ferita sulla testa causata dalla scheggia di un proiettile. Il rapper è stato fortunatamente subito trasportato in ospedale ed è stato tenuto in vita per 6 giorni. Poi però, il 13 settembre del 1996, alle 4.03 del pomeriggio, la madre decise di staccare la spina. La morte è stata attribuita a un arresto cardiaco. Brutta fine. Che brutto.
Ma da un rapper americano arriviamo un po' alla Carlona, sì. ad un rapper ternano, e spieghiamo chi è solo. Alias, ecco, è qui presente Gioele. E questo suo brano, Cuore contro Cuore. Gioele, dici. Allora, volevo parlare un po' di questo singolo. Questo singolo sicuramente, è come si dedurrà già dal titolo, è un pezzo d'amore. Si dedurrà. Allora, scandite bene. Speaker. È un pezzo d'amore in cui naturalmente ha delle tendenze anche un po' pop, anche se la mia indole sicuramente è rap. È stato un esperimento perché è stato fatto con una chitarra, da un produttore con la batteria, e quindi è stata completamente fatta in studio, e è stata una bellissima esperienza sicuramente. Devo davvero fare i complimenti al mio produttore e veramente penso che ho messo tutta l'emozione in questa canzone che potevo dare. Senti, ma l'hai dedicata a qualcuno, a sta canzone? Sì, l'ho dedicata alla mia ragazza e credo le sia piaciuta. Adesso valutate quanta voi. Dolcezza. No, te l'ha detto oppure credi che le sia piaciuta? Naturalmente ha detto che... Ha detto no. È stata molto contenta. È stata molto contenta, sicuramente. Vabbè, quindi ascoltiamo Cuore contro Cuore. Dai, ce l'ascoltiamo? Ma sì, dai. Ma dai. Io ci scommetto, te lo prometto, che tutte le sere a letto ti penso a quel che ho sognato, a quel che ho provato, al tuo primo bacio, al tuo primo bacio. L'amore a prima vista io non ci ho mai creduto, devo sbatterci la testa ogni cazzo di minuto. Ti ho presa nella pista, più bella non l'ho mai vista, più forte di un giaguaro il tuo sguardo, uno spara al cuore. Che ho detto, oh signore, dove la trovo una migliore? Non c'è. Soffro perché l'anima vola verso di te, non ho più il controllo di te, non ho più il controllo di me. Cuore contro cuore, più vicini non si può, senza far rumore solo resta un altro po'. Cuore contro cuore, più vicini non si può, senza far rumore solo resta un altro po'. Io ci scommetto, te lo prometto, che tutte le sere a letto ti penso a quel che ho provato, a quel che ho sognato, al tuo primo bacio, al tuo primo bacio. Devo perdere una cosa per apprezzare il valore, devo coltivare una rosa per apprezzare il fiore, devo crescere, baciare, poi morderti le labbra, devo essere, brillare, per poi levare l'ombra. Il terremoto che hai provocato ha fatto crollare tutto. Vuoti in questo stato costruisci, mi son distrutto col passato che ho avuto, ho un inferno sulle spalle, e anche se sto muto io ti romperò le palle. Dove la trovo una migliore non c'è. Soffro perché l'anima vola verso di te, non ho più il controllo di te, non ho più il controllo di me. Cuore contro cuore, più vicini non si può, senza far rumore solo resta un altro po'. Cuore contro cuore, più vicini non si può, senza far rumore solo resta un altro po'. Io ci scommetto, te lo prometto, che tutte le sere a letto ti penso a quel che ho provato, a quel che ho sognato, al tuo primo bacio, al tuo primo bacio. Ma in fondo siamo speciali, ma in fondo siamo uguali, dei pazzi col desiderio di essere normali. Posso darti l'impossibile, spero che ti basti. Quando mi lasci e mi guardi sai che non posso fidarmi, perché se sono mia non ti voglio per nessuno, perché se ti portan via ti riprendo di sicuro. La mia gelosia fa vedere il mondo scuro, sei la luce in questa via che mi illumina il futuro. Non mi piace essere posseduto o esserti qualcuno, ho bisogno che qualcuno mi dia un po' d'aiuto. Se mi lascia andare non ha senso la mia vita, perché mi fa male sapere che potrebbe essere finita. Allora baciami, soliamoci e teniamoci per mano. Lasciami, amiamoci e vogliamo piano piano. La notte mi prende a botte perché mi prendi in giro. Cose andate storte, voglio sentire ogni tuo respiro. Stammi vicino e non ti allontanare, fammi stare male. Se è impossibile guardarti e non poterti salutare. I difetti ne ho anche troppi, ma basta che mi tocchi. La neve che cade a fiocchi si scioglie nei tuoi occhi. Ti ripeterò piano piano che tanto io non ti mollo. L'amore prende per mano, la gelosia per il collo. E dove la trovo una migliore non c'è. Soffro perché l'anima vola verso di te. Cuore contro cuore, più vicini non si può, senza far rumore solo resta un altro po'. Cuore contro cuore, più vicini non si può, senza far rumore solo resta un altro po'. Io ci scommetto, te lo prometto, che tutte le sere a letto ti penso a quel che ho provato, a quel che ho sognato, al tuo primo bacio, al tuo
solo resta un altro po'. Cuore contro cuore, più vicini non si può. Senza far rumore, solo resta un altro po'. Ora diciamola, annunciamo. Eccoci. Ma tocca a me, veramente, c'è arrivato il momento. Sì, è arrivato. Dite agli ascoltatori chi abbiamo ascoltato, che cosa abbiamo ascoltato. Lui! Abbiamo ascoltato me. Lui. È stato bravissimo. Certo. Poi ne metteremo anche altre, magari. Va bene, adesso a chi tocca? Dai. A me, tocca a me. Eh sì, questo brano l'hai voluto te, facendo questa tua, fregandotene delle regole, della trasmissione. Ma sai che ti dico? Ci piace pure. Infatti, sì. Ma mica tanto! Ecco, smontò. Tanto lo sapevo che a te piaceva, lo sai quanto bene ti voglio. Certo, beh, ora non ti allargare. E parlaci di questo brano col quale si conclude questa puntata. Ah, già. Ma a seguire ce ne sarà un'altra. Eccoci. Quindi continuate ad ascoltarci, mi raccomando. Esatto. Va bene, questo brano è una sorta di confessione di un ragazzo di 16 anni che è cresciuto in un carcere, ma per carcere si intende altro, è una metafora di una faccenda più ampia, una zona d'ombra, per intenderci, in cui tutti potrebbero cadere, perché la società, a chi ti è vicino, ti vorrebbe diverso da quello che sei, soprattutto se ti decodifica, come è normale, per degli standard imposti. Insomma, un sedicenne che si sente chiaramente ingabbiato nel proprio quotidiano, fatto anche di una vita troppo virtuale, tra virgolette, in cui social media invadono social media. Media va bene. Infatti l'argento vivo è proprio un metallo. Sì. Allora ascoltiamo Daniele Silvestri e Rancore, Argento Vivo. Esatto. E ciao a tutti. Ragazzi. Ciao, alla prossima. Al mercurio comunque. Anni, ma è già da più di 10 che vivo in un carcere. Nessun reato commesso là fuori. Fui condannato ben prima di nascere. Costretto a rimanere seduto per ore, immobile e muto per ore. Io, che ero argento vivo, signore, che ero argento vivo, e qui dentro si muore. Questa prigione corregge e prepara una vita e non esiste più da almeno 20 anni. A volte penso di farla finita e a volte penso che dovrei vendicarmi. Però la sera mi rimandano a casa, lo sai, perché io possa ricongiungermi a tutti i miei cari. Come se casa non fosse una gabbia anche lei e la famiglia non fossero i domiciliari. Ho 16 anni, ma è già da più di 10 che vivo in un carcere. Nessun reato commesso là fuori, fu condannato ben prima di nascere. Di lato ma non lo guardo nemmeno e mi mantengo sedato per non sentire nessuno. Tengo la musica al massimo e volo, che con la musica al massimo rimango solo. E mi ripetono sempre che devo darmi da fare, perché alla fine si esce e non saprei dove andare. Ma non capiscono un cazzo, no. Io non mi ci riconosco e non li voglio imitare. Avete preso un bambino che non stava mai fermo, l'avete messo da solo davanti a uno schermo. Adesso vi domandate se sia normale, se il solo mondo che apprezzo è il mondo virtuale. Io che ero argento vivo, dottore, io così agitato, così sbagliato, con così poca attenzione. Ma mi avete curato, adesso mi resta solo il rancore. Ho 16 anni, ma è già da più di 10 che ho smesso di credere che ci sia ancora qualcosa là fuori. E voi lasciatemi perdere. Girano pensieri che io non spengo, non è uno schermo, non interagiscono, se li tocchi, nella tasca un apparecchio che è specchio di quest'inferno, dove viaggio, dove vivo, dove mangio, con gli occhi, sono fiori a scarabocchi, un quaderno, uno zaino come palla al piede, un'aula come cella, suonerà come un richiamo paterno, il mio nome dentro l'appello.
come una voce materna, la campanella suonerà, è un mondo nato dall'arte, per questo artificiale, in fondo un mondo virtuoso, forse per questo virtuale, non è una specie a renderlo speciale, dicono che tanto è un movimento chimico, un fatto mentale, io che non mentivo, che ringraziava ad ogni mio respiro, ad ogni piglio, ad ogni brivido della natura, io che ero argento vivo, in questo mondo vampiro, mercurio liquido, se leggi la nomenclatura, ho 16 anni ma già da più di 10, vivo in un carcere, c'è un equivoco nella struttura e fingono, ci sia una cura, un farmaco, ma su misure parlano, 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 parlano. Mio padre mi spiega perché è importante studiare, mentre mia madre annega nelle sue stesse parole. Tengo la musica al massimo ancora, ma non capiscono un cazzo, no. E allora dimmi con trucco per comunicare, trattare il mondo intero come un bambino distratto. Come un bambino distratto da te è normale che sia più facile scrivere che cercare un contatto. Così facile. Io che ero argento vivo, signore, io così agitato, così sbagliato da continuare a pagare in un modo esemplare, qualcosa che non ricordo di avere mai fatto. Ho 16 anni, ho 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.